Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers. E oggi ragazzi io e Marco siamo ritornati su FIFA 20 per registrare il pronostico di Roma-Bologna. Esatto ragazzi, avete capito bene, Roma-Bologna, perché in pratica la partita del cuore di Matte dovevamo registrarla io e Matte martedì, ma per un imprevisto dell'ultimo minuto non siamo più riusciti a registrare. Esatto. E Matte ha detto proprio a Marco che la partita Roma-Bologna potevamo registrarla io contro di lui. Esattamente, quindi io terrò la bella e amata Roma e Insa il Bologna. E quindi cercheremo di far vincere la Roma, anche se per Matteo diciamo questa partita è abbastanza contrastante perché sono le sue due squadre preferite, quindi non so cosa preferisce, Beh, diciamo. Matte è 90% romanista, 10% bolognese. Allora cerchiamo di vincere, dai. Bene, detto questo, direi che partiamo con gli ospiti. Ok, allora, il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1. In porta Skorupski, in difesa Danilo, Tomiyasu, Bani, Dentsu. A centrocampo Schouten, Dominguez, più avanzati Orsolini, Soriano e Barro e punta centrale il capitano, il Trenza, Rodrigo Palacio. La Roma invece esce in campo con un 4-2-3-1. In porta Paolo Lopez, in difesa Santon, Mancini, Smalling e Spinazzola. A centrocampo Veretout e Cristante. Più avanzati Under, Perotti e Kluivert. A sostegno dell'unica punta e capitano Edin Dzeko. È diventato capitano Edin Dzeko perché ricordiamo Florenzi è andato al Valencia. Esatto. Infatti questa sarà la prima partita della Roma senza Florenzi. Tutto pronto, Stadio Olimpico, arbitra Leonardo Samilano, Roma-Bologna si scende in campo. Che poi non è vero perché c'è stato anche Sassuolo-Roma, quindi non è vero. Marco, lo devi dire te, eh. Lo so, lo so. Fratelli e sorelle romaniste, benvenuti a questa partita di Serie A Team Roma-Bologna. Telecronisti, insalata magnifica e il fenomeno Marco saranno qui a accompagnarvi per questa telecronaca di Roma-Bologna. La Roma che viene dalla sconfitta in campionato contro il Sassuolo per 4-2, il Bologna che invece viene dalla vittoria contro il Brescia per 2-1. Bologna che non sarà facile per la Roma perché il Bologna sta dimostrando davvero di essere una squadra da Europa quest'anno, quindi non sarà facile per la Roma che deve invece confermare il quarto posto che si sta battagliando contro l'Atalanta. Bene, ok, tutto pronto, si parte. Cristante, Veretout. Tu vede Spinazzola, torna ancora indietro la Roma, ancora Smalling, ancora Spinazzola, Spinazzola ha visto lo scatto di Kluivert, attenzione a Justin, Justin Kluivert, bravissimo Justin, può metterla in mezzo per Edin, non ci arriva Edin, non la tocca, può ripartire il Bologna. Denswil, Soriano, Palacio, il Trenza. A girare palla, serve Soriano. Soriano ancora per Palacio. Palacio, Rodrigo, Rodrigo. Vede Soriano ancora per Palacio. Fuori. Santon vede Under, attenzione a Under, Under avanza, Cristante vede Dzeko, attenzione ancora l'1-2 con Kluivert, Kluivert può rimetterla in mezzo, ci prova Edin, palla che però ha troppo rifilata, ma è ancora Roma, attenzione ancora Cristante, ancora Perotti, Cristante prova con Perotti a campo! Fuori incredibile! Cosa si è mangiato anche Dieghito Perotti? Questa era una buona opportunità. La allarga troppo. E pallone che finisce fuori. Smalling. Spinazzola. Justin Kluivert. Attenzione. Justin Kluivert vede Spinazza. Spinazza la mette in mezzo. Va a prendere una palla difficilissima e la mette dentro 1-0 Roma, bravissimo Edin Dzeko di testa, come ha incornato bene. Qui Skorupski, non lo so, ma poteva forse fare qualcosa in più. Rivediamo. Bel cross di Justin Kluivert e Dzeko non era neanche vicino. Eh sì, poteva fare decisamente di più Skorupski, però bravissimo Dzeko nella torsione a dargli potenza. Cioè lì Skorupski doveva coprire bene il suo palo. Sì, l'ha toccata anche, però non è bastato. 1-0 per la Roma. Ha segnato Edin Dzeko, il capitano Edin Dzeko. 1-0 al 21esimo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Bani.
Barrow, Soriano. Ah, attenzione qui, perde palla la Roma. E la Roma, mo. Attenzione, Dzeko, Dzeko, Dzeko. Porca miseria, bravissimo Bani a recuperare alla fine. Qui è comunque un gran rischio per il Bologna. Palacio, Rodrigo fermato senza fallo. Attenzione adesso, ancora Roma con Under, vede lo scatto, aspetta qualcuno. Però qui era coperto, qui ha scelto male Dzeko. Ancora Roma con Perotti vede Cristante vede Perotti vede Dzeko. Attenzione, Dzeko ha visto Cristante può avanzare, Cristante, ma porca miseria, sempre all'ultimo. Attenzione, sempre all'ultimo vengono fermati i giocatori della Roma. Soriano, Orsolini, se larga sulla fascia Orsolini, avanza Orsolini, di velocità, Orsolini, in mezzo Soriano di testa, coordinazione non perfetta. Paolo Lopez la prende, poteva anche aspettare, tanto la palla era comunque della Roma. Però riparte lo stesso la Roma con Justin Kluivert adesso. Justin Kluivert perde palla ma in modo falloso, quindi può ripartire la Roma con Smalling. Cena Kluivert a campo adesso la Roma, Justin Kluivert vede Spinazzola si accentra, Spinazzola vede Dzeko vede Perotti, bello! 2-0 Roma! La Roma va sul più 2, bella azione della Roma, molto bella, qui imbucato completamente il Bologna. È trovata impreparata la difesa del Bologna qui, adesso se possiamo rivedere, bravissimo qui Spinazzola a vedere Dzeko trova un grande corridoio per Perotti che poi la ficca dentro. 2-0 Roma, ha fatto gol Perotti e niente, 2-0 c'è Perotti. Che cazzo fa? Palacio, Perotti sbaglia tutto, però Soriano, siamo messi Orsolini. Bene dietro, siamo messi bene. Finisce così il primo tempo, 2-0 per la Roma, decidono il gol di Edin Dzeko e di Diego Perotti. Barro, Schouten, qui c'è fallo di Cristante che probabilmente si prenderà anche il cartellino giallo, e infatti rosso, allucinante, non ci credo, come fai a dare rosso? Vabbè, ma come? Cartellino rosso per Cristante, benissimo. Cartellino rosso. La Roma deve giocare tutto il secondo tempo in 10 uomini. Fai un po' tu, sai, è una cosa normale questa. Attenzione, adesso la Roma avanza. La Roma con Diego Perotti vede Kluivert dall'altra parte. Attenzione a Justin, vai Justin. Cross di merda. Che cross di merda ha fatto Justin Kluivert qui. Perotti, attenzione, fuori gioco, comunque la Roma ci prova lo stesso, perché comunque non bisogna ritrarre in difesa. Ancora Roma, qui vince il rimpallo, attenzione Dzeko, salta un po' di uomini, bravo Dzeko vede 3-0 Roma, 3-0 Roma, in 10 uomini, la Roma va sul più 3. Gol di Veretù, molto molto bene. Rivediamo qua Dzeko, bravissimo, ne salta due, poi vede Veretù che è da solo e la mette dentro. 3-0 per la Roma, e adesso non dico che siamo tranquilli, perché non siamo tranquilli per niente essendo in 10, però possiamo respirare magari un po' di più. Attenzione adesso Barro, avanza Barro, dribbling Barro entra in area, in mezzo tiro al volo Palacio. Cosa ha parato Paolo Lopez qua, ha rischiato di brutto la Roma. Rivediamo, aveva preso l'angolo, ma bravo Paolo Lopez a coprire, bravissimo. Dancewill in mezzo a trovare Tomiyasu, alto Palacio, Soriano, vedo lo scatto di Orsolini scatta Orsolini
Bravo Spinazzola a mettersi in mezzo, bravissimo. Attenzione adesso al contropiede con Justin Kluivert. Justin Kluivert ha un po' di campo. Kluivert si ferma, vede un suo compagno. Perotti per Dzeko. Dzeko, bravissimo a girarsi. Attenzione adesso a Veretout, vede Perotti. Ancora, bello scambio. No! Azione perfetta della Roma. Azione perfetta, Under qui fa un tiro di merda. Però, ma che schifo. Questo qui era già 4-0. La Roma qui si era riuscita a fare un'azione bellissima. Però Under spreca tutto. E quindi nulla da fare. Dance with Showtime Dominguez. Orsolini! Il Bologna prova a rientrare in partita con Orsolini. Coglioni. Al 71esimo. 3-1. Il Bologna accorcia le distanze. Perotti. Veretout. Perotti all'indietro per Mancini. Mancini vede Veretout. Justin Kluivert. Attenzione, Dieghito. Ancora Jack. Ma porca puttana, sempre all'ultimo. Ancora Roma però, Veretout. Jack, tira! Da Dzeko salta un po' di uomini, bravissimo Dzeko oggi. Attenzione, vede benissimo l'altra parte, Veretout. Ancora uno, due, bellissimo, Veretout! Under, arrivaci! Korupski! Non ci arriva Under. Danilo. Orsolini. Soriano. Palacio. Soriano! Palacio! No! Recupera bene la Roma, Under. Edin Dzeko, ancora Edin. 1-2. Bello per Perotti! Perotti è da solo! Perotti! 4-1 Roma! 4-1 Roma! Meritatissimo questo quarto gol che stava cercando in tutto e per tutto la Roma. E la Roma fa 4-1. Ancora Dieghito Perotti. Bravissimo Dzeko comunque. Qua gli dà un'altra palla stupenda. E poi Perotti di piazzato batte Skorupski. 4-1 per la Roma all'87esimo. La Roma bisogna fargli i complimenti. Ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini ed è riuscita comunque ad aumentare il vantaggio. Bravissima la Roma oggi, avendo giocato con l'handicap per tutto il secondo tempo. Attenzione, adesso ancora Roma. Under, il Bologna forse ha perso un po' di fiducia adesso. Sì, Under vede benissimo Santon dall'altra parte. Santon la mette in mezzo per Kluivert. E qui è ancora, attenzione adesso al Bologna che può ripartire. Contropiede. Ultima azione forse per il Bologna con Palacio. Ancora Barro sulla fascia, chiuso Mancini. Da Mancini. Ancora Barro, però ci crede. Barro la mette in mezzo, Palacio al volo. Paolo Lopez. E sul rinvio di Paolo Lopez si fischierà la fine della partita. La Roma batte il Bologna 4-1. Doppietta di Perotti, gol di Veretout, gol di Dzeko. La Roma che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione diretta di Cristante, che vabbè, non commento perché è meglio. Bene, molto, sono felice per Matteo, hai visto? Matteo, teniamo sempre fede alla Roma. Roma 4, Bologna 1, secondo te può finire così? Bologna sta giocando molto bene, io non credo che finisca così. Secondo me è un pareggio molto più probabile, tipo, non so, un 1-1. Credo che sia molto più probabile che un 4-1. Ok ragazzi, e su queste immagini questo pronostico è finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Ringrazio Marco. Grazie a voi. E noi ragazzi ci vediamo domenica alle 14 con il pronostico di Inter Milan, il derby di Milano. Ciao.